sembra la sorella minore della Hello Kitty, ma non lo è. Andiamo a parlare di lei dopo la sigla. Buongiorno amici e bentornati, qui siamo al B&M Blues ed io sono Paolino. Oggi parliamo di questa bellissima Squire Sonic, ma prima di iniziare a parlare di lei, come al solito, io vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere un bel like, non scordate la campanellina, così vi arrivano poi le notifiche di quando escono i nuovi video del Birdman Blues. Bene, adesso però parliamo di questa meravigliosa chitarra. Andrea di Firebird Strumenti Musicali a Tradate ha voluto darmi questa chitarra proprio per provarla e farvela sentire, perché vista così, come potete vedere bene, richiama un attimino la famosissima Hello Kitty della Fender. Non lo è chiaramente, perché uno, costa pochissimo, questa è la Sonic, la entry level della Squire, quindi siamo a 169 euro in negozio, e ha insomma qualcosina in meno, è poi diversa, c'ha il tono, il volume. Adesso, se non ricordo male, l'Hello Kitty c'ha solo il volume, ma parliamo più in dettaglio di questa chitarra. Il suo corpo è in pioppo, ha un ponte fisso, e questa cosa a me piace molto, perché non essendo un amante della leva del vibrato, il ponte fisso aiuta anche molto di più alle chitarre economiche di mantenere una cordatura più stabile. Un humbucker ceramico al ponte, nient'altro. Tono e volume, come ho detto all'inizio, una tastiera a 21 tasti che è in acero, così come il manico, in acero satinato, e il raggio della tastiera di 9,5. Una giusta via di mezzo, anche se ultimamente io sto iniziando a adorare il 725 della Fender, molto vintage chiaramente. Ma quello è un altro capitolo. Le meccaniche sono delle meccaniche presso fuse, delle diecast, e il manico è un bolt-on, quindi avvitato, come potete vedere, al corpo. Giustamente, avendo il ponte fisso, non abbiamo una classica scalatura, no? Dove ci sono le molle, eccetera. Questo è tutto unico. A me piace molto questa cosa. I suoni di questa chitarra, beh, insomma, io direi che questa chitarra si comporta bene, soprattutto nella distorsione, perché avendo un humbucker solo al ponte, nella distorsione fa il suo bellissimo lavoro, ma nel clean devo dire che mi ha un po' stupito. Non immaginavo avesse un suono così bello pulito. E ve lo faccio anche sentire subito. Abbasso un po' il tono, no? Gioco un po' coi toni. I potenziometri sono fantastici, veramente molto belli. Poi vi faccio sentire anche, lavorando sul volume, che lavora molto bene questo potenziometro. Comunque, abbasso un po' il tono e vi faccio sentire un po' il suono pulito. Un po' di reverbero e un filino di delay, ma proprio il delay è proprio appoggiato, Bello suono, bello pulito. Come sempre vi voglio ricordare che io sto registrando con un microfono a condensatore che mi prende la voce, e insieme qua ho un amplificatore e lui registra anche l'amplificatore, quindi non entro in schede,
come pedaliera oggi sto utilizzando una Zoom G6. Se gli vado ad aggiungere un filo di chorus, rimango sempre coi toni un po' chiusi. Bello, direi che ha un suono molto molto bello. Ora rimango sempre con il tono un po' chiuso, tolgo il chorus, metto un overdrive, quindi gli do un po' di spinta, il volume lo tengo più o meno sull'8, neanche tutto a manetta. Vediamo cosa ci combina. Non male, mantenendo il volume non completamente al 100%, quindi tenuto della chitarra, e il tono anche lui più o meno sul 7. Lo apro tutto, apro tutto il volume. Anche a livello di distorsione questo pick up ceramico lavora bene, non è proprio così acido come pick up, devo dire che il suo lavoro lo fa, quindi a me piace tanto. Vi dicevo appunto del volume, è veramente un bel potenziometro, lavora veramente bene il potenziometro del volume, fatto bene, non gracchia, non, insomma, per 169€ è un buon acquisto su questa chitarra. Poi se la si vuole spingere ancora di più, la si può aiutare con altri pedalini di distorsione un po' più cattivi, ma con un investimento senza andare a spendere grandissime cifre, si può benissimo cambiare l'humbucker al ponte, si può mettere un Di Marzio, un Seymour Duncan, a proprio piacimento, ce ne sono un'infinità che non costano tantissimo e si ha veramente una chitarra dove ci si diverte tanto. Ma per iniziare con 169€ a divertirsi, questa è veramente una chitarra fantastica. Passate in negozio da Andrea, provatela, oppure come al solito vi metto in descrizione il link di questa chitarra, così andate magari a vederla meglio sul sito e se vi piace la mettete nel carrello. Spedizione gratuita, setup è gratis, vi arriva a casa, per Natale vi divertite con la sorella minore di Hello Kitty. Amici, spero vi sia piaciuto questo video, noi ci vediamo giovedì prossimo, lunga vita al blues e buon pomeriggio.